Scusate, eccoci ritornati in diretta. Non è un qualcosa dipendente da noi, ma dal fatto che anche le nostre diciamo, unità di continuità o Zascila Ciavarine possono resistere fino a un certo punto. È venuta a mancare la luce in tutto il palazzo. Succede anche nelle migliori famiglie da Milano. Comunque, diciamo, avevamo esordito con Enrico Brignano e proseguiamo sempre sul tema annoso del consumo della carne, di quale carne, perché la carne. Facciamoci ancora due risate con i tamarri, grigliata mista, vai. Inventatevi qualcosa, dateci una mano, voi che magari seguite assiduamente la televisione quei programmacci di merda. Intanto noi vi regaliamo una nuova puntata dei tamarri. Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Quarto Giaro e Abbiate Grasso, presenta Itamar. Massimino di Quarto Giaro e Giovanni di Abbiate Grasso. Oh, e non fate gli scemi di merda. Pronto? Pronto? Pronto, bello, sono Massimino di Quarto. Pronto? Sì, mi senti, zio? E chi parla, scusi? Sono Massimino di Quarto. Bene, allora? E non avere stati già dispotico che mi stai innervosendo. Cioè, devo chiedere una cosa, stai calmissimo proprio quando parli. Ascolta, ma voi vendete pollame, roba che vola? La fermo subito, lei vuole Beniamino? Non lo so, io di eroi ne ho avuti tanti nella vita, però adesso al limite va Lanzasca, ma chi è Beniamino? Scusa, non ho capito. Ma lei chi sta cercando, signor mi... Io voglio comprare una cicogna. Qua ci sono, qui per la macelleria Tasca a Padova. Dove parli? È tutto strano. Io mi serve. Ma scusa, non si mangiano le cicogne? Chi? La cicogna non si mangia? No. Perché no? Bastardo! Buonasera. Com'è? Cosa hai detto? Ri***o. Ri***o! Sì, C'hai il culo buonasera. petardo, com'è? Tutto a posto? Chi è lei? Sono Giovannino, come stai? Le passo il Passami la titolare. macellaia che la spacco tutta, vai! Va bene. Minchia, sei troppo Va bene. regolare, minchia, ti do uno schiaffo se mi rispondi ancora. Perché? Minchia, che te ne do due forte, cazzo, che ti faccio diventare minchia quarto di te stesso. Così proprio. Ti do uno schiaffo che ti minchia in Pronto? Pronto! Chi è che parla? Sono. Allora, innanzitutto, già che mi dici chi è che parla, mi piace molto. Allora, sono Giovannino. Giovannino. Giovannino, ciao, tu chi sei? Sei macellaio? Sì. Minchia, bella, troppo regolare, sei troppo Frankie Punky, ci sto dentro di bella. Oh, Maria, everybody! Senti, ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Allora ti spiego, mia mamma Tua mamma, sì. mi ha detto di chiamarti per chiederti una cosa, riguardo, ce l'hai, no? I volatili, i polli, queste robe qua, no? Sì. Tacchini, ecco. Sì. Aspetta che prendo il foglio, mia mamma ha scritto che devo chiederti se hai griglia, una grigliata mista, sì, ecco, sì, cioè, scusa, sto leggendo la cosa che mi ha scritto mia mamma, una grigliata mista, dovevo fare una grigliata mista di volatili. Sì. Tipo, come si chiama? Pollo, tacchino, come si chiama? Cicogna e l'altro volare, come si chiama l'altro? Quello lì grosso. Strutto. Lo struzzo. Ce l'hai? Sì. Ma cosa gli devo dire a mia mamma? Cioè, quanto bisogna prendere per fare una grigliata? Beh, quello che vuoi puoi prendere. Non lo so. C'hai il merluzzo volante? Vabbè, sì, anche quello. Che cazzo vedi, vai scemo. Mia madre la m***a scrive merluzzo volante, che viene da ridere, cazzo, avrò sbagliato, forse è lo struzzo volante. Ma è merluzzo volante, se ti va. Allora, segnati questo che passo Allora, pollo, passo. tacchino, cicogna. Ehi! Cos'hai detto? Ho detto che sei un coglione che mi hai rotto i coglioni. Oh, scemo di merda, com'è che ti atteggi così con me? Cosa c'hai? Hai voglia di scherzare. Cosa c'hai? Cosa c'hai? Che Ciao. sono un cliente io, cosa c'hai? Che Ciao, grazie. vengo là mica che ti porto via una mandria di mucche, pagliaccio. Ciao. No, ciao tua madre, capito? Coglione di merda. Ma no. Va bene. Mia, porgiti con rispetto. Considerami quando parlo, hai capito? Va bene, ciao. Senti, ma tua madre. Buongiorno. Oh, scemo di merda! A chi parli in questo modo? Oh, testina, chi è al telefono? Testina di vitello, lo dice a tua sorella, hai capito? Come? Pronto? Un dudu? Ma come cazzo parli, zio? Che zio, dove cazzo stie? Eh? Chi siete?
Sono Massimino di Quarto, tu chi minchia sei? Io sono di Trento invece. Sei di Trento, fantastico. Ascolta, devo venire su a farmi il weekend, devo comprare un po' di roba da grigliare. Chi cazzo sei? Ma come cazzo stai? Ma tu ti sei fumato 60 canne tutti insieme in un unico involucro. Ma a me piacerebbe sapere chi sei. Massimino di Quarto! E chi sei? Quello che arriva ti spacca tutto se non mi dà la carne. Cos'è? Se vengo lì e non trovo il cesto di carne pronto, ti spacco tutto. Ma almeno spaccarmi tutto. Ti spacco. Che cazzo? Allora ti spiego che cosa voglio. Dimmi. Allora mi servono salami di cazzo. Proprio. Proprio mi servono. Hai presente quelle salsiccione che sembrano dei cazzoni proprio? Come si chiama? La Luganega? Che cazzo è cosa? Chi? Va bene, va bene. Poi mi serve il pollo. A chilogrammi questo o a quintali? No, quintali no, siamo una manica di drogati di merda. Però la chimica ci viene la mattina, quindi facciamo colazioni forti. Senti, io devo andare a lavorare. E di lavoro ti sto parlando, mica ti sto pigliando per il culo, scemo pagliaccio. Io dico, a me serve la carne veramente, mica ti sto pigliando per il culo. C'ho la casa lì in Trentino. Ascolta, allora mi serve roba da grigliare, quindi mi serve polli, cavalli. Perché hai sbagliato il negozio, non è qua una macelleria. Come una macelleria? No. E cos'è? Cosa vendi? È un emporio questo. Cos'è che c'è un emporio? È un emporio. Che cazzo vivi nel Far West? Esatto. Ma come cazzo stai l'emporio? Ma dove cazzo pensi di vivere? Nel Medioevo? Nel Medioevo. Nel Medioevo con l'emporio. Allora c'è la cicogna. Neanche la cicogna. Non mi voglio mangiare una cicogna, ma la voglio fare alla griglia. No, non ce l'ha. C'è un cazzo. Cosa c'hai da mangiare lì in quel posto? Niente qua. Niente, allora che cazzo vivi a fare? Tagliati tutto con la lametta e buttati nel sale, esatto, bastardo di merda. Ciao. Ciao, bello, sparati ciao. In faccia. Ciao, ciao, pagliaccio. Ciao, ciao. Ciao. Che schifo. È un uomo inutile. Gliel'ho massacrato e insulti. Itamar. Massimino di Quarto Giaro e Giovanni di Abbiate Grasso. Oh, e non fate gli scemi di me. Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. Ma cade il colpo di scena. Ebbene sì, cari amici, purtroppo due dei componenti cruciali, non cruciani, cruciali della rassegna stampa di I di Italia sono venuti in contrasto. Il tema del contendere e la carne. Da una polemica scaturita sul coniglio, la mia nonna toscana lo faceva alla contadina o l'olive e il pomodoro, non so come si chiama, la hacciatora, il coniglio alla hacciatora l'era molto di molto buono, però devo dirvi la verità, personalmente sì, ricordo mio zio buonanima Vincenzo, che saluto caldamente, ricordo come lui allevava anche dei conigli in campagna in Sicilia e mi ricordo appunto questa scena abbastanza cruenta nella vasca da bagno, c'era, era un, prima di Natale, aveva portato un coniglio appunto ancora vivo e con una specie di colpo di karate, senza una specie, diciamo, si procedeva purtroppo a rompere la spina dorsale, il midollo del coniglio per farlo morire rapidamente. Insomma, una scena abbastanza cruenta, però il coniglio è buono, quindi bisogna stare attenti, ascoltiamo e partecipate tramite Spreaker, dite la vostra, carne sì, carne no, ma senza ipocrisia, per cortesia, che fa anche rima, e così sia, va bene? Vai Crucio! Davide, mi fai spiegare due o tre cose a questi pazzi che mi stanno minacciando di qualsiasi cosa sulla questione del coniglio? Sì, sì, per carità. Allora, una cosa molto semplice, molto chiara. Ma dirti, ma è opportuna tutta questa cosa qui iniziale con queste... Cosa? No, queste cose, questi giudizi. Perché sì, non ho sentito niente, che è successo? No, che hai sentito qualcosa? Hai sentito qualcosa tu? Non voglio fare il coniglio, così ti introduco al tema, ecco. Non voglio certo fare io il coniglio. Allora, molti parlano di coniglio scuoiato, di coniglio portato qui per esibizionismo, eccetera, eccetera. Due concetti molto, molto semplici per i signori animalisti della LAPO o di altre associazioni, per chi dice che mia madre deve morire, no, che io devo essere... Sì, ma qualsiasi cosa, dopo ti leggerò tutti i messaggi di insulti e minacce di morte, anzi auguri di morte che mi sono arrivati dei signori animalisti o pseudotali, poi
ovviamente è il web, ma chi se ne frega, io mica vado in procura come fa o dai, ma non vado dai no. Ma chi se ne frega, non si se può vado tollerare. Ma assolutamente, figuriamoci se vado dai carabinieri come fa la Parietti, ma no, questa gentaglia deve capire che non possono schivare. No, non è gentaglia, è gente che gente ma malata, vabbè. Ma non si può minacciare. Però aspetta, due cose molto semplici. La prima cosa è questa, c'è una campagna pubblica di due associazioni animaliste, una è la LAV, l'altra non mi ricordo bene come si chiama, è Animal Equality, una cosa del genere in inglese, due associazioni che vogliono togliere dalla tavola degli italiani, cosa per me gravissima, poi ovviamente si può essere d'accordo o meno, il coniglio, che è una grande tradizione culinaria italiana, in particolare della mia regione, ma non solo della mia regione, che è l'Umbria in parte, eccetera eccetera. E a una campagna pubblica come quella della LAV si risponde con una campagna. Io ho questo strumento, altri hanno altri strumenti, eccetera, eccetera. Dunque qui si è portato un coniglio regolarmente comprato, ancora si può, non è un delitto, non è un reato, regolarmente comprato da un macellaio, non un coniglio vivo scuoiato qui, un coniglio comprato per 12 euro da un macellaio in via Tolstoi a Milano, in via Tolstoi a Milano, non vi dico quale, sennò qualche stronzo pensa di andare a minacciare questo macellaio, portato qui e poi fatto cucinare, come avviene nelle case di tanti italiani. Questo è il punto fondamentale. Ovviamente c'era un messaggio che durerà tutta la settimana, rivolto ai signori della LAV, a tutti quelli che minacciano, agli animalisti, eccetera, eccetera. Noi vogliamo continuare a mangiare il coniglio. Poi se non avverrà, se passerà la legge che equiparerà il coniglio a un cane, a un gatto, chi se ne frega, faremo a meno certamente del coniglio, non morirò senza coniglio, però finché avrò la possibilità di dirlo, sosterrò questa cosa, che mangiare il coniglio è una cosa normale, normalissima, e quelli che pensano di abolirlo, per me, insomma, qualche rotella in testa non è che gira bene, A Cruciani, questi animalisti hanno davvero rotto il cazzo anche con il coniglio. Allora facciamo una cosa, non mangiamo neanche più il maiale perché ai bambini piace Peppa Pig, ma che andassero a fare in culo. Cruciani, vieni a Vicenza che ci mangiamo un bel gatto, sai, di quelli belli cicciotti, ingrassati bene. Sono buonissimi! Praticamente vogliono interrompere una lunga tradizione bergamasca dove la domenica mattina si mangia il Könech con la polenta. Ai 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 ai. Mia suocera mi sta sui coglioni ma fa un coniglio con i funghi che è fantastico. Ah, Crucia col coniglio, se avessi avuto i coglioni l'avessi portato vivo, poi non l'avresti fatto vedere ovviamente perché quello non si può vedere in un'altra stanza, e te l'avresti fatto uccidere, gli avresti fatto togliere la pelliccia e l'avresti portato in studio poi morto, però prima dovevi portarlo vivo perché così è troppo semplice al macellaio morto, la prossima volta lo voglio vivo prima. Cruciani, la verità è che la maggior parte dei vegani, animalisti e tutti questi stanno morendo di invidia sentendoti mangiare quel coniglio, si sentiva quasi anche l'odore da come lo mangiavi. Cruciani, sei blasfemo, tutti gli animali sono creature di Dio e tutti quelli buoni vanno mangiati, il coniglio, il cane e il gatto sono uguali e io me li mangio tutti. C'è un tizio che si chiama, ma non lo dico nemmeno perché non gli voglio fare troppa pubblicità, un tizio di un'associazione animalista che ha scritto una lettera alla dirigenza del Sole 24 Ore, al direttore Roberto Napoletano, al vice direttore esecutivo Sebastiano Barisoni, alla caporedattrice centrale Alessandra Scaglioni. Vorrei sapere se questa è parte della linea editoriale del vostro giornale o se questa è un'iniziativa incontrollata e non gestita del signor Cruciani, cioè questa roba qui della... Non ha ben idea di che cosa significa la libertà questo signore che ha scritto, che si chiama, sì lo dico, tanto chi se ne frega, un tale Alessandro Peretti, una lettera aperta sulle scorribande del sottoscritto, capito? Sì, nel primo caso qualche milione tra vegetariani e vegani avrà modo di trarre le proprie considerazioni su di voi, ma non solo, anche chi non appartiene a questo gruppo di persone potrà costruirsi un'idea su chi siete. A
Auspico proprio questo, delle pubbliche scuse e la rimozione di questo e altri contenuti simili a un intervento sanzionatorio nei confronti del Cruciani, che non dovrebbe essere libero di provocare e fomentare l'odio. Scusa, non ho capito, gentile dottor Peretti, quale sarebbe l'odio? Non ho capito bene. Cioè, sono a favore del coniglio cucinato. Cioè, sono a favore del fatto che il coniglio possa essere ancora cucinato e portato sulle tavole di tanti italiani. Tra l'altro ho scoperto che la Campania è una delle regioni, anzi la regione dove si consuma più coniglio, 10 kg all'anno a persona. Perché ti appassiona così non so, tanto, ma sì, perché sono cose, la roba del coniglio? Perché sono cose di cui si occupano tutti. Io non capisco. Perché sono cose di cui si occupano tutti. Fatto. Perché io capisco che tu ti occupi solamente di cose alte, importanti, no, eccetera. Ma per carità. Ma il coniglio, il cibo, coniglio, la tavola. Io vado a rompere le balle, però questo. Ma no, se me lo vogliono togliere faccio una campagna. Faccio una campagna contro. Sì, no, ma trovo giusto, figuriamoci. E allora, la battaglia del coniglio, mi pare una cosa fondamentale, la battaglia del coniglio. Beh, per te che cosa è fondamentale? Non ho capito. Che cosa è fondamentale? No, benissimo, certo, il coniglio. Ma non lo so, mi pare che nel mondo stiano accadendo delle cose, no? Di una certa rilevanza. Mi pare fondamentale evitare il sequestro di Gesù da parte della Lega. Mi paiono fondamentali tante altre cose, però per carità, anche la vicenda del coniglio sicuramente ha una sua centralità, per carità. Luca da Perugia, vai Luca! Luca! Luca? Sì, secondo me, mi senti, pronto? Sì, dimmi caro, dimmi. Il coniglio ha una rilevanza altissima all'interno del paese in cui viviamo. Certo. E ti spiego perché. Io ho una ricetta che mi tramanda la mia cara mamma dalla Calabria, io vivo a Perugia, ed è la ricetta del coniglio scattiato. Allora tu mi chiederai che cos'è. Assolutamente, il coniglio ce la devi descrivere adesso in tutti i suoi particolari, in tutte le sue, assolutamente, io in tutti i suoi dettagli. È da venerdì che volevo darti questa ricetta. Allora, tu prendi il coniglio, te lo fai ovviamente sezionare in tanti pezzi, sì, e metti in un tegame con aglio e olio ben caldo e lo fai rosolare. Sì. Dopodiché, nel momento in cui è ben rosolato e si è un po' intenerito... Lo spieghiamo a qualcuno che non capisce bene. Il coniglio morto, il coniglio morto, allevato, ovvio, eccetera, morto, non morto, vivo, non vivo, non messo dentro coda, vivo, chiaro? Chiaro, no, perché qualcuno non capisce, cioè non l'ha scuoiato lui... L'hanno scuoiato. Altri, il coniglio, chiaro, morto, per chi non capisse, morto, vai. Chiarissimo, dopodiché lo fai rosolare e quando è ben rosolato ci butti un po' d'acqua calda, un goccettino di vino rosso, anche un po' di marsala e copri, fai cuocere. Quando si è cotta la carne ben bene, togli il coperchio, si è asciugata l'acqua, e ci butti sopra aceto bianco e pepe rosso a mai finire, cioè il pepe rosso deve essere... Quasi ottimo, l'ingrediente ottimo principale. Questo qua è alla calabrese? Ah, e questo si chiama scattiato, perché deve scattiare nella padella, ma, nel tegame. È fondamentale, deve fare... Parenzo, come fai a non capire che queste sono cose fondamentali? Bellissimo. Ma dobbiamo parlare di geopolitica, di Putin, di cose del genere. Si parla del coniglio alla calabrese. Tanto, questo signore, Luca da Perugia, vuole dire semplicemente una cosa. Ci sono tradizioni... che per carità, poi anche le tradizioni si possono cambiare, uno dice era una tradizione anche quella di picchiare la moglie, per carità, è cambiato senza tutto. Senza cucinarla, bravo, sì. Senza cucinarla. Lui invece vuole dire che questa roba qui non fa male a nessuno, a meno che uno non pensi che il coniglio sia uguale a un essere umano. Allora lì si cambia, si entra in un altro ambito. Invece tutti noi, persone ragionevoli, pensano che il coniglio, per carità, non bisogna torturarlo, non bisogna fare delle angherie, bisogna coltivarlo bene, però... bisogna mangiarselo. Cioè, chiaro, si può anche regalare un bambino, in quel caso uno non se lo mangia. Però la testa, vogliamo parlare della testa? Dicono che sia ottima, tu che dici? Buonissima, però quella non la puoi mettere in padella, la devi mettere al forno con una panure di pane, aglio e prezzemolo. Siamo veramente La cosa importante, caro Giuseppe, è suggere l'occhio dalla testa. Cioè, che vuol dire suggere l'occhio? Succhiare. Cioè, che tu dire? Quando... succhiare, bravo David. Quando tu hai finito di mangiare tutta la parte del corpo del coniglio, rimane la capuzza, cioè la testa. Sì, le due, quello che diceva la capoccia, come diceva Razzi l'altra settimana, la capoccia. Sono indignato. Sono indignato perché non posso dare le notizie dell'ultimo minuto, quindi mi hanno comunicato. Sono indignato. Sei indignato? No, chi te l'ha detto che non si può? Scusa. Notizia importantissima. Chi te l'ha detto che non si può? Ma chi te l'ha detto che non si può più? No, bisogna fare una sigletta noi, che c'è qualcuno che si irrita, capito? C'è qualcuno in questo ambito che si irrita. Avevo qua tutto una cosa. No, bisogna fare un'altra sigletta. Ma c'è gente che non c'è un cazzo da fare la mattina alla sera e pensa alle nostre siglette, dai. Luca, dimmi, allora che volevi dire? La capoccia? Questa capuzza la devi mettere in forno con questa panure di pane, aglio e prezzemolo, dopodiché la mangi e succhi l'occhio. L'occhio va succhiato.
come la testa del capretto. Ma questo ti pare una cosa, voglio dire, c'è Medio Oriente in fiamme, e noi invece parliamo dell'occhio del coniglio dell'occhio. Stessa cosa fatto con la testa del capretto, stessa cosa fatta con la testa del capretto, mi raccomando. Fai accomodare il super ospite. Bene, andiamo, andiamo fallo intanto entrare a Catania, Angelo, questo super ospite che ti ho portato in studio qui a Roma. Stai calmo, stai tranquillo. No, per me è un super ospite anche Angelo da Catania, per esempio. Angelo da Catania. Intanto volevo dirvi almeno questo. Sì, sì, che il Sassuolo Calcio comunica che in occasione della partita di questa sera contro la Fiorentina, che è in corso peraltro, che è in corso. Sassuolo, è in corso però, attenzione, pare che non lo sai, ma è in corso. No, non lo sapevo. Lo stadio si chiama Mapei. Vabbè, lo sappiamo, ma lo sappiamo. Io intanto lo ricordo. Ma lo sappiamo, lo sappiamo. Ma guarda che squisito. Però il Sassuolo Calcio comunica che in occasione di questa sera la questura di Reggio Emilia di concerto con l'Osservatorio Nazionale sulle Azioni Sportive ha autorizzato in via eccezionale la vendita nel giorno della gara del settore di curva ma è già ospiti. Andato è già andato, è già finito, è in corso la partita, è in corso la partita, vabbè, saranno acquistati fondamentali. Angelo da Catania, Mapei Stadium. Angelo da Catania, Mapei Stadium. Dimmi. Niente, è tanto che volevo ascoltare. Intanto ti vorrei dire che sono uno dei giovani ascoltatori della Zanzara, che ho 27 anni, e sono tanti. Voi siete l'unico spazio di informazione veramente sopportabile. Vabbè, dai, Angelo, però dei complimenti non ce ne frega niente. Vabbè, l'ho sempre saputa questa cosa. Niente, da quando si parla del coniglio, che non si può mangiare più, secondo me invece il tema che bisognerebbe affrontare è perché io in Italia non posso mangiare il cane. In che senso, scusa? Nel senso che perché non vorresti mangiare il cane? Vorresti mangiare il cane? Vabbè, Angelo, però adesso, perché non si può mangiare in Italia? Sì, effettivamente, se uno va fino in fondo a questa storia, uno dovrebbe dire, perché è proibito, come dire, il gatto, è proibito mangiare cane o gatto? Anche perché il gatto in molte zone d'Italia si mangia e dicono, eccetera. E in fin dei conti poi sarebbero gatti o cani di allevamento. Io sono contrario, non sono, sennò qui si scatena un casino. Io non sono però se uno è coerente fino in fondo dovrebbe dire, siccome sono cani e gatti, sarebbero cani e gatti di allevamento, come sapete, io non è inutile che vi ripeto la storia della Corea, che ho provato a mangiare il cane, ma per un reportage quando ero una persona, che schifo, però dai, ma, non sì, ma scusatemi, scusa Parenzo, scusa, ma fammi capire una cosa, il cavallo che qua si mangia a Catania, anche il cavallo, no, ma io non lo mangio, il cavallo lo vedi un animale poco nobile? Beh, io non mangio un animale che non sogna, che non ha emozioni. Ma io non mangio il cavallo per religione. Non mangi neanche il maiale per fatti tuoi. Per questioni religiose. E dopodiché, avendo una figlia peraltro senese che quindi adora i cavalli, sai, lo ma tu non lo mangi, ho capito, però vogliamo proibire la bistecca di cavallo, anche quella la vogliamo proibire? I filetti di cavallo che sono eccezionali? Li vogliamo proibire? Dai, su, ragazzi, dai. Spettacolare. Sì, però Angelo, mangiare anche il cane, no? Fate entrare. Io non sto dicendo qui che tranquillamente voglio mangiare realmente il cane. Va bene, Claudio dalla provincia di Roma. Angelo, ciao. Claudio, provincia di Roma. Vado a prendere un attimo l'ospite. Vai, esci. Ma che ma c'è l'intervallo? Aspetta un secondo. Claudio, provincia di Roma, dai. Anticipa tutto, dai. Dai, Claudio, dimmi. Mi senti, Cruciani? Sì, dimmi, caro, dimmi. Mannaggia la Fiorentina. Finalmente ho capito perché. Perché sei razziale? Vabbè, ma che c'entra questo adesso? Dai, no, ma attenzione, Sassuolo Fiorentina 0-1, Dai, stiamo perdendo. Dimmi. Cioè, non ho stiamo perdendo. Sì, vabbè, d'accordo, Claudio, dimmi, dai. D'accordo. Stiamo perdendo. Claudio, che cosa mi stai dicendo? Non ho capito. Allora, caro David, popolo della radio, popolo della Zanzara. 1-1, Fiorentina Sassuolo, 1-1. Adesso stai esultando per il pareggio del Sassuolo, ti rendi conto come sei diventato vecchino o no? 1-1! Cioè, sei diventato uno schiavo di Squinzi, una roba ridicola. Schiavo. Una roba pazzesca, pure il Sassuolo, tifi. Non ti sei mai interessato del calcio. Sassuolo Fiorentina 1-1. Ma è incredibile. Vai! Ma non mi meraviglio, ma dov'è Pardo? Dove sono Genta? Dov'è lo speciale di Genta? Come chiama l'altro? Genta, Pardo e? Basta, l'altro. No, Capuano, sì. Capuano, Genta e Pardo, dove siete? Dove siete?
Allora, sono stato attaccato, siamo stati attaccati. No, sei perché dagli amici. Io ti sostengo timidamente. No, dagli amici dello Zodi 105. Una cosa incomprensibile. Tant'è, andiamo in onda quello che è successo, credo oggi, no? Se non sbaglio, all'inizio addirittura dello Zoo, trasmissione di cui ho sempre parlato. Bene, nonostante, aspetta, nonostante, infatti non voglio fare nessuna guerra, per carità, perché le guerre con lo Zoo di 105 sono delle guerre perse in partenza, ma non perché sono più forti o più bravi, dialetticamente magari non sono nemmeno più bravi, perché semplicemente perché non ha senso, capito? È una cosa che non ho mai capito, quelli che vanno in guerra con lo Zoo. Comunque, cosa è successo questa mattina? Cosa è successo? Addirittura all'inizio del programma, che sento sempre, tra l'altro io sono uno di quelli che dello Zoo ha sempre parlato bene nei confronti di tutti i perbenisti, i puristi della radio, quelli che dicono no, che gli schizzinosi, ho sempre detto che c'è della genialità pazzesca. Vabbè, ma tanto a loro che cazzo gliene frega, attaccano pure le persone che sono in realtà più vicine al loro modo di sentire, al loro modo di fare radio. Questo è successo a proposito della vicenda del coniglio. Prevedo veramente una puntata di quelle dove ci chiuderanno sicuramente. Cruciani ci ha provato stamattina, cioè ieri insomma, a pubblicare la foto col coniglio morto. Sei veramente un coglione, Cruciani. Che cazzo fa? Ma ci siamo passati noi, abbiamo fatto una battuta di merda, ci hanno chiuso per un mese. Sì, non fare il coglione. Ma fatta apposta, noi abbiamo fatto una battuta del cazzo che è stata travisata, questa l'ha fatta apposta, è impazzito. Sì, è proprio. Ma perché ha bisogno di fare ascolti, non se lo caga più nessuno. Cioè, alla fine lui ha preso una piccola fetta dello Zoo e giustamente ci ha fatto un format che funziona. È tutto, però sì, fa anche gli così è troppo. Adesso, Cruciani, giù. Sì, ho visto. Ma visto. Che cazzo sta facendo? Perché? Allora, per chi non riconoscesse la voce, la prima è quella di Mazzoli, la seconda è quella di Paolo Noiso, non so come diavolo si chiama, di cognome, non lo dico in senso dispregiativo, sennò qui iniziano, non sapeva, ha fatto finta di non sapere come si chiama, iniziano giù una tiritera pazzesca, calma. E combattono però. Sì. Ma no, ma io, ma, ripeto, io adoro. Bisogna passare la linea. No, ma io adoro, solo che, vabbè, adesso poi dirò due cose, poi basta, poi chiudo, Crucis. Che cazzo stai facendo? Perché fai? Eri divertente quando chiamavi i politici, li mandavi a fanculo. Perché sei messo a fare gli scherzi uguali allo Zoo? Perché è così, Paolo, sai com'è. Però finché fa gli scherzi non me ne fotte un cazzo. Quando gioca con gli animali mi girano i coglioni. Quindi già c'hai i denti che non sono proprio del tutto a posto, caro Cruciani. Se vuoi che te li butti giù tutti, tu continua, che io non c'ho bisogno delle associazioni. Io vengo lì, ti do uno schiaffo in bocca e risolviamo la cosa. Ma se vuoi già tiri i capelli, Marco. Che già, guarda che c'ho un tacco 12 che se te lo infilo dentro una spalla fa malissimo, stai molto attento. Il vetro della macchina con la mazza da baseball gli scrivi col rossetto stronza. Tu capisci perché non voglio il confronto, no? C'è perché un bel clima, amico mio! C'è un bel clima lì. Poi ovviamente non fanno nulla perché sono tutte chiacchiere, naturalmente. Però due cose, una a Paolo, che saluto. Beh, io sinceramente non devi essere tu a dirmi come devo fare la radio, come non la devo fare, gli scherzi, eccetera. I politici ce li abbiamo lo stesso, gli scherzi praticamente non li facciamo, non copio nulla a nessuno perché non mi interessa copiare e poi copiare qualcosa, tutti copiano da tutti, in parte. E comunque non devi essere tu a dirmi come devo fare la radio, la facciamo tranquillamente noi senza nessun tipo di imitazione, non ti preoccupare. La seconda cosa è che, amici miei, forse vi devo spiegare alcune cose, ve le dico in maniera molto chiara, ma lo dico agli amici dello Zoo come agli altri. Non è che noi abbiamo portato qui, almeno io, non è che ho portato un cadavere di animale, cioè non è che ho portato un coniglio morto che ho ucciso. Spiega. C'è una campagna pubblica. Allora, lo dico, proprio scandisco anche in italiano le parole così capiscono. C'è una campagna pubblica di due associazioni animaliste, la Lega Antivivisezione e un'altra associazione, che vogliono togliere il coniglio dalla nostra tavola. Io in particolare, Parenzo non gliene frega niente in realtà, nulla. Di questa cosa, nulla. No, comunque, io in particolare, niente, non ho problemi però nemmeno con gli animalisti, comunque no, lasciamo perdere. Io mangio carne, ma se l'ho detto in continuazione. No, va bene, allora, io ho. Ma non mangio il coniglio, semplicemente. Sono ebreo, ma che devo fare? No, devo mangiare il coniglio. No, assolutamente. Io ho portato questo a scopo dimostrativo per fare una controcampagna. Conoscete cosa significa una controcampagna? Immagino di sì, no? Perché siete uomini di mondo.
per dire no, il coniglio non va tolto dalla tavola degli italiani, ho portato un coniglio comprato in macelleria legalmente, cioè una cosa normale, legale, non ho sgozzato nessuno, non ho detto di prendere a calci gli animali, non ho fatto nulla di nulla. Cioè, odio, sei la... il califfo dei conigli tu. Ma no, ma no, ecco, non toccherei un animale nemmeno morto, questo è il punto, cioè nemmeno mi dà fastidio alzare le mani su chiunque, figuriamoci sugli animali. E dunque abbiamo iniziato questa, spero fortunata, controcampagna che si oppone all'idea di queste associazioni animaliste di togliere il coniglio dalla tavola degli italiani. Basta, l'ho fatto in maniera chiaramente mediatica, portando questa roba qui in radio, facendomelo cucinare, ma voi certamente, come dire, non mi dovete insegnare nulla da questo punto di vista, no? Cioè, non sapete benissimo come si fanno queste cose. E poi la questione degli ascolti, perché scusa, voi che fate? Pettinate le bambole? Cioè, gli ascolti, perché? Che, cosa fai? Che state a fare lì? Per la gloria? Non è che leggono la Divina Commedia. Vai, su, dai, su. Sarebbe bello però. Sì, sì, se qualcuno... 105, come si chiama? Lo zoo legge la Divina Commedia. Dai, sarebbe meravigliosa, un'idea meravigliosa però. Dai, eh? Sì, legge la Divina Commedia lo zoo. Lo zoo sì. Legge la Divina Commedia, questo... Sì, dagli un'idea. Dai, sempre 1-1, serata scudetto, Genta Pardo, dove siete? Genta Pardo, come si chiama l'altro che mi ricordo mai? Ma Capuano, per... mamma Capuano, mia, tratti male le Capuano, Genta Pardo, dove siete? Fermo. E che cos'è? E che è un bell'ambiente? Ambiente di maiali. Ragazzi, tutto ci vuole, tranne già siamo in guerra pure col Vaticano, con l'universo mondo, per tu carità. Tu mi ricordi, eh? Sai i Blues Brothers? No, il film? Perché la guerra pure che con lo zoo, no, dai. I nazisti hanno detto, tu hai il Vaticano. Gli poi, animalisti l'ho sempre zoo. L'ho sempre appoggiato, non hanno bisogno, adesso chi se ne frega. Pardo però, eh? No, ma che c'entra Pardo? Stufato. No, dai, Marco da Treviso, dai, no, Marco. Io Pardo. No, voglio gli ascoltatori, diretta. No, Pardo, dai. Pardo, sta preparando la puntata chiamando. Di stasera, dai, Marco da Treviso, dai, sì. Eccomi qua, aspetta allora. Un attimo. Pardo? Marco, dimmi, dai. Aspetta. Parenzo, non fare fai segui la trasmissione, voglio chiamare Pardo un attimo. No, 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 no. Pardo, amico mio, sei in diretta. Bene, il coniglio è la cosa più buona che esista. Togliete Parenzo dalla cosa, dai Marco. Si può mangiare anche bollito per i bambini, i neonati, quando passano dal latte, devono essere spezzati, si mangia benissimo, anche il brodo di coniglio è ottimo. Poi, voglio dirvi... Cioè tu sei cresciuto a coniglio in pratica. Ma porca miseria, la mia famiglia è cresciuta a coniglio, guai chi me lo tocca il coniglio, perché ce lo mangiamo tutto. I ragazzi sanno ucciderlo, sanno tagliarlo, sanno cucinarlo. E non è il problema, il figlio che è a Londra, che vi ascolta la sera, mi ordina a Natale coniglio col salmì. Quindi, ma certo, ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma questi qua devono farsi un giro per l'Italia, l'Italia ma vera, non quella che è nel loro cervello. Poi mi fanno incazzare, perché poi quando mi partono i due minuti, comincio a dirne di tutti i colori contro questi qua, eh. Non mi devono far incazzare troppo, sono li scateno l'inferno, la lab e questi qua, li scateno l'ira di Dio se mi fanno incazzare. Il coniglio fa parte così, delle tradizioni culinarie italiane. Dunque non rompete le palle, non rompete, io voglio mangiare il coniglio, non voglio considerare, volete animare da compagnia, volete proteggerlo da chissà che cosa, benissimo, però noi ce lo mangiamo lo stesso, capito, chiaro? Marco, continua. Viva il coniglio, ascolta l'ultima chicca, mio cugino che è in Francia, Alta Provenza, gli scoiattoli sono buonissimi da mangiare. Non spaventatevi. No, adesso io non lo so, adesso, non esageriamo, non sempre. Però se li mangiano, compreso tutte le altre carni. Quindi le cose che vivono e che camminano, si possono mangiare. Uno vuol mangiarsi il porcellino d'India castrato, è buonissimo, se lo mangia tranquillamente, non facciamoci questi problemi, per l'amor di Dio. Viva il coniglio comunque, tre volte viva il coniglio. Ma tutta la vita. Ciao Marco, ciao. Secondo me Parenzo c'ha la tosse da sempre perché fuma dell'hashish, il cosiddetto libanaccio, Libano, di scarsa qualità e che dopo essere stato fumato, insomma, lascia strascichi di tosse. Parenzo, cambia hashish. Hai sentito? L'ascoltatore ha dato una spiegazione di questa roba qua. No, ma non...
posso dirti che ti assicuro che non è così, non fumo, a parte hashish non l'ho mai fumato, semmai la ganja, cioè la marijuana, la gangetta. Ma vabbè, dai, una spiegazione della tua situazione, diciamo, è un anno praticamente che non fumo neanche nulla, neanche un tiretto di niente, no? A parte che è un mese e mezzo che non tocco neanche una sigaretta, questo lo posso, proprio non tocco una sigaretta da un mese e mezzo. Sarà ingrassato, sicuro sarà ingrassato. No, ma che ingrassato, ben magnificamente, ma non tocco neanche la sigaretta perché ti tieni bene, perché hai paura di essere tradito, hai paura che prima o poi imbruttisci e tua moglie ti mette le corna, guarda caro Cruciani. Vabbè, ma è giusto avere paura, Cruciani Balda, è giusto avere paura, no, Cruciani Balda, perché Cruciani Balda, ma perché se non c'è Ughi prima ha detto Cruciani è vicino a quello che pensa Balda, perché ti ascolta, sa come il tuo, diciamo, le perversioni, le perversioni, e forse per questo ti ha accostato al monsignore, al signore Gianni da Torino. Vai Gianni, mi ha scritto Pardo, quando vogliamo possiamo collegare. Gianni, buonasera Parenzo. Dimmi Gianni. Allora, io chiamo così per spezzare una lancia a favore dello zoo. Ma non c'è bisogno di spezzare una lancia. No, ma aspetta, io non ho. Se loro dicono delle cose su di me, io rispondo perché non ho paura. Ma io ho detto una cosa, secondo me è sacrosanta. Allora, io adesso ti spiego. Io faccio il camionista, quindi ascolto lo zoo, ascolto voi, ascolto anche altri programmi. Hai ragione su una cosa, se mi permetti. Siete un po' cambiati, non siete più quella trasmissione cazzuta che eravate una volta. Adesso siete sempre lì a parlare di froci, di parlare di zii. Veramente l'abbiamo sempre parlato di froci. No, non è vero. Guarda Gianni, ci sono varie versioni. Allora, secondo me, tra l'altro, siamo molto più cazzuti adesso di prima, almeno io personalmente. Se tu ascoltavi la Zanzara 4-5 anni fa, poi ovviamente la tua impressione. E tra l'altro abbiamo già parlato anche altre volte. E ti dico una cosa. Dimmi. Se mi permetti, ti dico questo. Anche lo zoo ha parlato molto bene di voi. Ciba era innamoratissimo di voi. No, è innamorato. Certo, vabbè, sì, adesso. Infatti non sta più allo zoo, però. Vabbè, ok. Però, per altri motivi, però, è vero su una cosa, siete un po' cambiati. Ma tutti cambiano, amico mio, tutti cambiano. Ho capito, però posso anche Monsignor Balda è cambiato. Esatto, tutti cambiano, Renzi pure è cambiato. Renzi lascio io l'apparenza, a me, io sono dell'altra sponda, non sono di Renzi. Vabbè, ma allora Gianni, che vuoi dire? Non ho capito, qui stiamo parlando però di un'altra cosa. Lascia perdere, stiamo parlando di una cosa molto semplice, di questa cosa qui, della fotografia che ho pubblicato. Io ho sentito oggi del coniglio qua. Qual è il problema? Facciamo per gli ascolti, ma che vuol dire? Che vuol dire? Una battuta stupidissima per un coniglio, per un gatto. Ma chi se ne frega? Li hanno chiusi. Ma chi se ne frega? Come mai? Ma non è quella la protesta, amico mio, non era quella. Ma dice, secondo me è questo, perché? Ma se ha detto, ma l'hai sentito o no quello che abbiamo mandato? Io non avrei chiuso né allora né adesso. Ma figuriamoci se io sono a favore della chiusura delle cose, ma assolutamente no. Scusa Gianni, abbi pazienza, ma se hai sentito o no, se toccano gli animali, pubblicare quella fotografia, vengo là, ti do un calcio in faccia, a parte che sono tutte cazzate, eccetera, eccetera. Ma sì. E allora di che parli? Stai parlando di un'altra cosa. Qui nessuno vuole chiudere nulla. E poi comunque francamente nulla. Io ti sto solo dicendo che secondo me. Ma io non sto attaccando nulla, sono loro che hanno attaccato noi. Io ho risposto. Secondo me, Cruciani, eravate più cazzuti prima, lasciatelo dire. Ma no, da che punto di che vuol dire la parola cazzuto cosa vuol dire? Ma vuol dire che prima eravate più battaglieri, adesso più battaglieri. Ma io faccio l'inferno molto più adesso di prima. Ma che ma dici? Sì, ma su che cosa? Sul finocchietto che è su Barilla che dice su Rio, su che. Ma sei rimasto 2 anni fa, Barilla è successo 2 anni fa, amico mio. Gianni, sì, 2 anni fa. La pubblicità, ti abbraccio. Da un bel po' che ti ascolto. Ti abbraccio, ma Gianni. Sugli zingari, ciao. Questa te la devo dire e ti giuro che è vero. Oggi stavo trombando, posizione ardita. Allora, si tromba? Sai, no, come si tromba? Ok, perfetto. A un certo punto io faccio, siamo al top. E la mia ragazza fa, ma cazzo, ma sto Cruciani pure mentre si tromba? Perché questo? Perché ogni volta che praticamente stai in macchina con me io metto il podcast della Zanzara e lei quindi ti conosce. Insomma, oggi mi hai fatto compagnia mentre trombavo. Grande Cruciani, il crucianesimo avanza. Cruciani, ti amo, perché sono sempre d'accordo con te. Mi è venuto a noia questi perbenisti ottusi, non posso dire più parolacce, via, anche perché non ho la dentiera, ho paura tu non mi capisca bene. Ti voglio tanto bene, un pochino capparenzo. Ciao, io mi chiamo Giuseppa. A Cruciani, calcola che sto a Londra, no? E ho scoperto che c'è una specie di club di orge che si chiama Killing Kittens,
che però non puoi, non puoi farle, non puoi partecipare se non sei sopra un certo standard di bellezza, cioè devi mandare la foto a torso nudo. Prova, no? Vedi un po' come va a finire, magari ti chiamano. Guarda che qua all'onda ce ne stanno, stanno un sacco di russe, un sacco di georgiane, gliela mollano, bella. Ma per chi mi ha preso questo qua, scusami David? Per chi mi ha preso questo signore da lontano? Non ti lamentare di quello che crei, perché se crei mostri, se crei quello arriva. Non ti devi lamentare di niente, devi prendere. No, ho capito, questo mi ha preso, questo mi ha preso, dico, presentati a un club, conosco un club a Londra, se ti fai vedere a petto nudo, prendono solo quelli piacenti. Vedi. Beh, che tu hai alimentato questo. Però bello quello là che dice di fare l'amore, dico all'amore, insomma, trombava con la zanzara. Beh, bellissimo. Che dice siamo al top. Tu non dici mai la tua fidanzata siamo al top, no, forse no, io nemmeno. Sì, dico. No, siamo al top. No, ma dico, anche quando fai l'amore? Eh? Anche quando fai sesso, no? Adesso ti pare che dico siamo al top? No, appunto, no, non lo dici, questo dicevo io. Balda, monsignor Balda, dirà. Siamo al beh, top. Beh, amico mio, siamo al top, dirà. Tu pensa a qualcuno che dice siamo Balda al top, dai. Non è possibile, io non ci credo che quello dice. Guarda che personaggio del momento, monsignor Balda, però. Tu è sottovaluto di monsignor Balda. No, chi lo sottovaluta? Cosa, Vaticano Hot, ma è una storia pazzesca. Tommaso da Milano, vai, 800240024, Tommaso, dai. Io dovremmo fare una... Sì. Velocissimo, buonasera. Sì, dimmi. Ah, velocissimo, sulla questione animalista, allora, una mia esperienza velocissima, io nasco carnivoro, sono nato, cioè adoro la carne, la mangerei ovunque, ma sono un filosofo politico, mi hanno insegnato, io seguo molto la ragione purtroppo, ma questo è proprio il mio problema ossessivo, e anche se sgozzerei veramente perché non ho empatia, troppa empatia per gli animali, mentre per gli uomini molto sì, un capretto, la ragione, cioè veramente tutti gli studi che mi hanno fatto fare sull'etica animale, che adesso è molto forte, ad Harvard, ovunque, sta spingendo, forse è anche un mainstream adesso, però sta spingendo tantissimo, mi ha fatto purtroppo, sei anni fa, cambiare alimentazione. Per una questione puramente razionale. Quindi io che sono un liberale, libertario, e cerco sempre il dialogo, consiglierei semplicemente non tanto di scannarsi, ma di parlarsi, e di leggere un libro che secondo me è un masterpiece della filosofia. Vabbè, adesso però che cosa dobbiamo fare? Sentire consigli di libri su... No, io volevo semplicemente dire che la differenza, che io non sono, cioè non è che l'ho fatto per empatia, a me mi hanno a livello argomentativo hanno delle argomentazioni molto molto forti gli antispecisti, veramente gli forti, antispecisti, non la posso sentire questa cosa qua, scusami, non lo puoi sapere, allora, no no, gli antispecisti, no, allora, non posso sentire questa espressione, gli antispecisti, vero, cioè sono quelli che sostengono in sostanza che tra esseri umani e animali non c'è alcuna differenza, capito? Questa non è proprio così facile, vabbè, insomma adesso io riduco perché la gente capisca, altrimenti dovremmo entrare in tutte. No, però io volevo solo portare il mio esempio più pratico. E allora sei diventato vegetariano? Allora No, semplicemente appunto perché ci sono comunque sia una letteratura molto molto forte, veramente molto... Vabbè, ma questo lo sappiamo, Tommaso, ma chi se ne frega, ma qual è il punto? No, il punto è che comunque sia, se fossi nato 200 anni fa, gli schiavi neri erano visti come delle bestie e... Ma tu stai paragonando il cambiamento dello schiavismo, l'eliminazione dello schiavismo con l'eliminazione della carne. Cioè sei completamente fuori di testa. Cioè stai paragonando l'eliminazione dello schiavismo con l'eliminazione della carne, perché sostengono questi pazzi scatenati che la carne, oltre che avvelenare il corpo umano, peggiora le condizioni... peggiora le condizioni del pianeta, chiaro? Questo sostengono, ovviamente si possono sostenere le tesi totalmente opposte, come è evidente, ma non è questa la sede. Do you have the time to listen to me? Messaggiare con Nunzi, deve parlare con Dio oppure al massimo ma col perché? Papa. Ma no, questo non ma come credo. No, assolutamente. Allora, però, messaggi che mi sono arrivati sulla vicenda del coniglio. Allora, la vita di quel coniglio vale 1000 volte più della tua, un tale che si chiama Vincenzo Piccolo. Luigi Favali, quando un terremoto colpirà quel coglione di Cruciani, spero che un cane della protezione civile lo trovi e gli pisci in faccia. Salvatore Guastella, smettila con la coca, sempre se sono veri questi nomi, Una tale Elisa Clerici, la prossima volta mandaci una bella foto con te in una bella savana con animali liberi di muoversi. Una tale Maria Jenny Raimondo, che maschietto cerebroleso senza coglioni il tipo. Ti impallinerei la testa vuota che ti ritrovi, almeno sarebbe piena di piombo. Poi impalarti sarebbe la giusta morte. Una bella spranga di ferro sul perlano. E naturalmente scuoiato vivo con quella creatura morta lì. Sei un pezzo di merda. Andrea Siviero.
Voglio vedere la tua carcassa in mano a qualcuno dopo aver ricevuto atroci sofferenze. Muori, merda. Brenda Mormile, sei proprio un gran figlio di troia e morirai molto male. Si chiama karma. Ma perché sta gente così? Maria Teresa Ciconte, sei un coglione sfigato e fallito, un volgare individuo che si mette in mostra con altrettanto volgari gesti che solo uno sfigato, squallido, insulso soggetto come te può fare, malgrado non ti caghi nessuno. Poi un'altra che si chiama Valentina, un poveraccio con il cazzo piccolo, e la madre che faceva la troia invece di insegnarti l'amore per chi ti sta intorno. Ammazzati. Brutto, 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 brutto. Questa è la gente, capito? Questa è la gente che... dai. Marco, provincia di Viterbo. Marco, provincia... Ma noi andiamo avanti lo stesso, nonostante le minacce, nonostante... nonostante le proteste, perché la nostra battaglia è per mantenere il coniglio sulla tavola degli italiani. Certo, per cucinarlo, per mangiarlo, bisogna che muoia. Non c'è dubbio su questo, non c'è alcun dubbio. Marco, provincia di Viterbo, dai. Ciao, ciao a tutti. Allora, noi, io e la mia ragazza siamo stati attaccati da un gruppo di animalisti, sì, perché abbiamo chiesto ad una ragazza che si occupa di volontariato dei cani se dovevamo dividere i nostri cani che si stavano accoppiando, comunque nel periodo... Lei è in calore, sono due cani bellissimi che noi amiamo moltissimo. Lei si è attaccato dicendo che i canili sono già pieni di cani, che questi cani che poi nasceranno sicuramente andranno nei canili, facendoci tutti i discorsi sulla genetica, sulle probabilità di accoppiamento, cose. Sembrava di parlare con i nazisti parlavano così. Sono dei fondamentalisti. Sono pazzi. Cioè, io e la mia ragazza amiamo i nostri cani, gli diamo un bene nell'anima, abbiamo anche... Ma certo, però volevi separarli? Perché volevi separarli? Perché insomma lui era molto insistente, nel senso lei come si sdraiava, lui abbaiava e voleva che lei la femmina si alzasse per accoppiarsi, magari tutto questo avrebbe creato uno stress per lei, quindi era notte, era sabato notte, erano due di notte, non sapevamo a chi chiedere, lei ha chiesto così, quindi contro questi animalisti io sono... Va bene Marco, grazie. Carmelo, Agrigento, vai, anzi prima Alessio, Milano, Alessio. Pronto Cruciani? Dimmi Alessio. Ascolta, visto che ti hanno attaccato, ti dicono che non sei cazzuto come prima. Ma cosa chi che ha detto? Ha detto l'ascoltatore di prima, dai, su. Vabbè, è cosa che non è vero comunque. Facciamo una cosa, chiamiamo Mazzoli adesso. Ma no, ma chi se ne frega di chiamare Mazzoli? Dai, chiamiamo Mazzoli. Ma non me ne frega niente di chiamare Mazzoli, non me ne frega perché nulla, no, ma con tutto no, il rispetto, non me ne frega. La provocazione. Ma non me ne frega niente di fare la guerra o di andare a discutere. Ma chi se ne frega, se no non lo dicevi, scusami, in diretta. No, lo dicevo, ma che c'entra? Che vuol dire? Cioè, ho detto una cosa perché è successa e ho posto, per cui non me ne frega niente di proseguire, sì. Questo intendo, non me ne frega niente di... Vabbè, proseguire comunque con... Io vi ascolto perché siete cazzutissimi. Ciao Alessio. Carmelo, ciao. Agrigento, vai Carmelo. Sì, esatto, allora intanto io vi ascolto sempre, a parte l'altro che ti collabora che non mi piace affatto, anche perché... Vabbè, cioè, quello... Sì, no, ma neanche a me non piace. Allora? Allora, dicevo che il coniglio, specialmente alla cacciatoia, è buonissimo. E poi finiscila con questa Fiorentina col Sassuolo, dai, smettila, per favore. Sassuolo, Fiorentina, vabbè, che vuoi dire, dai, Carmelo, che vuoi dire, dai? Dal Mapei Stadium. Carmelo, se n'è andato, ragazzi. Mamma mia, mi fate finire male queste cose, mi state sulle palle quando mi fate finire la trasmissione così e non rispondete al telefono, guarda, vi odio, anzi no, vi amo, a domani, 18.30, ciao. Ma bisogna sentire il contatto bisogna sentire. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Di Radio Id Italia, viva la radio, ciao. A domani amici, scusate il contrattempo, spero vi sia piaciuta anche questa puntata. Enrico vi saluta, domani ore 9, puntuali.